E bella a tutti, qui è sempre il solito Giardo che vi parla. Come state ragazzuoli? Spero tutto bene. Come ben sapete, a breve avremo i TOTS, se non questa settimana, massimo per il 27 di aprile. I prezzi di tutti sono calati tantissimo, anche i giocatori nuovi che sono usciti, nonostante avessero delle ottime statistiche, sul mercato stanno a neanche 100k. Ed oggi parleremo di quest'ultimi, tutti quei giocatori usciti nell'ultimo periodo molto validi, però che stanno ad un prezzo bassissimo. E vi posso assicurare che molti, moltissimi di loro sono anche superiori a giocatori che ad oggi costano 200-300k, ovvero quei giocatori che vi portate da settimane, da mesi in squadra. E magari è ora di cambiare questi giocatori e sostituirli con altri senza spendere tantissimi crediti. Perché ad oggi non conviene spendere tantissimi crediti nonostante i prezzi bassi, perché non sappiamo cosa possa succedere ai TOTS. In porta ho scelto Van Nistelrooy 91, è l'unico portiere sotto i 100k che mi ricordo parasse qualcosina. Costa 97k, quindi siamo proprio nel budget. Terzino destro ho scelto Singo Fantasy. A me questa carta è piaciuta tantissimo. Un Cafu Chip che adesso è arrivato anche a 90. Peccato per il 3D debole, ma è molto valido. Coppia centrale, il primo è Vidic 91. Ragazzi, guardando le statistiche, 83 di velocità, 94 di difesa e 93 di fisico, veramente in pochi ce l'hanno ad oggi. Quindi secondo me è una carta molto molto interessante, la vedremo in game tra poco. A formare la coppia avrei potuto mettere il classico Orban Fantasy di cui vi ho parlato tantissimo e mi è piaciuto molto, ma ieri è uscito questo Van de Ven che mi ricordo ad inizio gioco era un fenomeno. La sua SBC costa appena 60k, quindi lo proviamo. Le statistiche sono molto molto interessanti, peccato però che non abbia sti grandi stili di gioco. A comporre la difesa a sinistra mettiamo Madsen, che qua di apprezzo è uno dei migliori terzini che ho provato. È velocissimo, ha delle ottime statistiche, ma soprattutto ha degli ottimi playstyle. Ti presenti con Procione e affronta Plus, sei un muro. Tra tutti quanti i reparti, secondo me la difesa è quella messa meglio, perché i difensori quest'anno te li tirano proprio con la fionda. Il problema saranno centrocampisti e attaccanti, perché lì quelli forti costano, ma non vi preoccupate che ci sono delle alternative a meno di 100k molto valide. Il primo centrocampista che andremo a provare è Lampard Golaso, e c'è una cosa che mi attira di questo giocatore, ovvero il fatto che oltre ad essere un giocatore molto tecnico, ha anche lo stile di gioco del Procione, e fidatevi se vi dico che non è minimamente da sottovalutare. Insieme a lui a formare la coppia di centrocampo Lamiri, vi ho già parlato tantissime volte di lei, è una carta che mi piace tantissimo. È la classica calciatrice piccoletta ma molto molto aggressiva, ottime statistiche e con la quinta stella skill. Insieme alla Stanway è il miglior mediano che potete prendere secondo me sotto i 100k. A destra ho scelto di prendere Okocha, poi ovviamente giocherò con il 4-3-2-1 e lui andrà a fare l'AT di sinistra. Negli anni a me sono piaciute molto le carte di Okocha, quest'anno è passato un po' in sordina perché non hanno fatto uscire di lui nessuna versione, ma secondo me se fosse uscita la gente l'avrebbe utilizzata. Giocatori piccoletti come lui con le skill erano molto ricercati quest'anno, peccato però che non gli abbiano fatto nessuna carta se non oggi. Ho cercato di ibridare in tutti i modi ragazzi, a sinistra l'unica cosa che sono riuscito a mettere in squadra è questo Kewell 89. A livello di statistiche non è per niente male, la sua versione 5-5 mi è piaciuta molto, questa con il 4-4 non so che ce famo, ma sicuramente lo proveremo. In attacco sicuramente al 100%, ragazzi, vi dico al 100%, ho messo l'attaccante migliore di tutto il gioco sotto i 100k. Lo sto usando anche nella mia squadra titolare e ho panchinato Mbappé 92, non sto scherzando. Infatti, guardate le statistiche. Certiti a giro, neanche devi prendere il Temed verde, segni sempre. Ma tanto adesso vedrete, non vi preoccupate. Insieme a lui in attacco abbiamo due scelte secondo me. La prima è Vialli Golaso, la seconda è la Prince 94. Volendo ci sarebbe anche Francescoli, ma l'ho già provato e non mi è piaciuto moltissimo. Quindi daremo la priorità agli altri due e se non mi dovessero piacere allora sceglieremo Francescoli. Questa è la squadra che ho scelto, giocheremo con il 4-3-2-1 in game. Andiamo subito a provarla, ovviamente in divisione Elite. Per info, il totale dei giocatori questi qua sono 740k. Vediamo il nostro avversario con chi si presenta. Alisson Todd, Militao, questa è tosta. Questa è molto 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 tosta. Però io credo che i nostri giocatori si faranno valere, se non avrei fatto sto video raga. Poi a prescindere dalla mia abilità, perché io posso pure perdere la partita, sono le sensazioni che devo avere a fine partita, nel senso, questi giocatori sono validi, se la possono giocare con gente, cioè se la giocano con altri giocatori che costano 150k in più, per doppio. Guarda Van de Ven che bell'intervento che ha fatto. Van de Ven è molto bene, lo vedo, Ciao Van de Ven. Van de Ven mi piace. Uff.
Bravissimo. Peach è bello pure. Difensore, ho detto la difesa, raga, non avrebbe accusato. Bravo Gaywell. Vai, vai che c'è rapido, non te pia. E signor albero, così facciamo male però, eh. Gianluca Vialli. Bravissimo. Ok, tieno. Allora, ok, questo è un problema, eh. Oh no, c'ha tre deboli, sono un coglione. Non è che ho spostato. C'ha tre deboli. Quando so così, ragazzi, hanno tre deboli, cercate di andare sul piede forte. Tanto lui non avrebbe mai tirato col destro, allora. Tieni, fa la tua. C'è rapido, te la mangi. Bravissimo. Ah, sul secondo palo c'è un bel Van Persie pronto a pialla, eh. Pim, infatti è così, è 2-0. Ho detto, raga, questi giocatori, nonostante costino poco, sono molto molto validi. Olè. Si è mosso bene Vialli e posso dire che non me l'aspettavo minimamente. Infatti quitta. Vialli, sono sincero, non si è comportato malissimo. È stato anche molto più agile di quello che mi aspettassi. Però adesso proveremo la Prince. Vediamo questo invece chi ci mette davanti. Cech, Blanc, Lam, Marquez. Questa è anche più ostica di quella di prima. Cazzo, come dai? C'ho il tiro potente, non mi è mai capitato di spararla fuori. Eccola. Vabbè, qua sono stato io, che perché vi ricordo che il tiro potente è full manuale, eh. Però così a 94 di tiro si sente, perché ha tirato un bel sampietino, ha tirato. Mia. Ragazzi, ma questo Van de Ven, ma è veramente buono, eh. 60k, porco zio, ma sta scherzando. Vabbè che ora c'hai tutti i difensori centrali della Madonna, ma quanto è bravo. Proprio il body type che ha sbloccato, perché è quello di Van Dijk. Robin Van Persie. Bella sgroppata di singo sulla fascia, eh. Quando c'è R1 sul terzino. Bella cosetta. Qui io non tiro mai a giro. Con questo Van Persie tiro solo a giro. Ci sta. Ci sta, ha vinto rimpallo. Gli avevo tolta, gli ha vinto rimpallo, gli è ritornata. GG. Messi Toti. Bravissimo Lampard. C'è rapido pure tu. E porta. Mocca scarica però, eh. E spacca la porta la Prince. Vabbè, la quitta. GG. Terza ed ultima partita. Vediamo un po' chi troviamo contro, eh? Antoz. Oddio, è questa. E qua mo se famo due risate. Qua se famo due risate. Uff. Qua mi tocca concentrarmi per bene. Speriamo in Mbappé e Toti. Capito sto Cristiano, eh? Penso non vedevo Mbappé e Toti, anzi da quanto tempo. Robin Van Persie. Fenomeno chi? Mbappetto di chi? Guarda, Robin. Pim. Mo se incazza mi fa 8 gol e mi sto pure zitto. Ah, Prince, cazzo. E dai, stop a sto pallone. I problemi magari stanno qua, stanno. Perché sti giocatori magari hanno una qualità sola. Ovvero magari Prince che ha solo il tiro. Mamma mia, Vidic pure che bravo. Una bella coppia Van de Ven Vidic, eh. Pia sta cazzo di palla, inserisci, ti corri, fa qualcosa. Devo solo tirarci con la Prince. Robin Van Persie. Che poi vabbè che ho fatto una cosa clamorosa col player lock. Ma mamma mia ragazzi, che giocatore. Ho detto in divisione ditta, questo fa la differenza. Non mi chiedete come. 60k regalato, regalato. Peccato che non si può mettere in evoluzione, ma prima o poi qualche evoluzione buona per questo giocatore esce. Io vi dico, compratelo, provatelo, usatelo, innamoratevi. Poi quando esce qualche evoluzione ce lo mettete. La posso correre con chi? Quello che c'ha rapido. C'ha rapido, non mi fa fallo. Change tutto. E cambia bene il gioco, tacci tui. Queste sono azioni brutte, quelle due lui parte in velocità. Bravissimo, sapevo che tirava. Quando si gira questi qua, che gli famo? Tanto per dritto. Par cazzo. Vabbè, c'è sta. L'avevo pure presa, gli è ritornata. No, è Teo Toti. Beh. Dietro gli stai dietro, però. Mamma mia, la Mairi, ragazzi. La Mairi, ancora lei. E
tosta, ma per il semplice fatto che se lui prende la palla davanti e se gira, so cazzi. Dovrei cercare di tirare. La cosa buona di quelli davanti, di Prince e di Van Persie, è il tiro. Non riuscì a tirare. Con Van Persie sono riuscito. La Prince ancora non so riuscire a fare un tiraccio. Non mi aspettavo tirasse, mi aspettavo che andasse dritto. JJ, oh co, ciao. Stava pure a spostare il portiere, perché questo è abbastanza, questo è bravino. Mamma mia, Robin. Oh, mamma mia, singo, ogni volta che faccio un cambio gioco, te lo fammi il segno dalla croce, oh. E pari Gasdorp, me pari. Salito Madsen, questo è un big problema. Mamma mia, Van de Ven, bravo. Servilo, quello sta salendo, eh. Aspetta il movimento, aspetta il movimento, aspetta il movimento, aspetta il movimento. Adesso. Dico mo. Robin Van Persie per la tripletta personale. Ho detto, raga, come tirate con Van Persie? Segnate, è una cosa incredibile. Mo questo qua mi va a mettere pezzi incostanti. Io che cazzo gli faccio? Mamma mia, ragazzi, la Mari, ma state vedendo? Ma cosa cazzo, eh? Dio mio, 90k per una carta del genere, ma stiamo a scherzare. I won. Sei dato, tira con Teodoti, vai, hai segnato. Ragazzuoli, Van Persie, una carta da 60k, l'ha carriata in divisione elite contro uno che ci aveva il fenomeno Mbappé, Toti e Teodoti. Che dire, ragazzi, sono molto molto soddisfatto di questi giocatori, soprattutto della difesa, Vidic, Van de Ven, veramente due fenomeni, e soprattutto Van Persie, ragazzi, una carta che tutti quanti dovreste avere in squadra, se non titolare in panchina, perché vi giuro che a 60k lui fa la differenza, ragazzi, la fa. Lo scopo del video era questo: provare gli ultimi giocatori usciti con delle statistiche interessanti e vedere se reggevano il confronto con carte molto più forti di loro. Come avete visto, abbiamo giocato contro il fenomeno, contro Mbappé, Toti, e abbiamo vinto. Soprattutto i difensori centrali, contro gente che aveva squadre forti e giocava in divisione elite, quindi non proprio contro gente che non sapeva giocare. Questi giocatori sotto i 100k, gli ultimi usciti, ma vi parlo anche di parecchi birthday, reggono molto bene il confronto contro le squadre che ci sono oggi in giro. E soprattutto potete togliere quei giocatori datati e sostituirli con questi nuovi. E probabilmente a breve uscirà un video su quali giocatori sono ancora utilizzabili e quali non lo sono più. Ragazzuoli, il video sta per finire. Io spero come al solito di esservi stato d'aiuto e che il video vi sia piaciuto. In caso come al solito iscrivetevi e lasciate un bellissimo like. Noi ci vediamo tutti i giorni a mezzogiorno in live su Twitch. Alla prossima e bella, regà.